Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Se siete alla ricerca di un'applicazione web nulla da installare, per creare con facilità mappe o schemi senza inserire neppure un account, questa è l'applicazione che fa per voi. E parlo di diagrams.net, sito di riferimento app.diagrams.net. Digitiamo nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser, sapete che vi consiglio Google Chrome o Mozilla Firefox, e ci troveremo davanti a questa schermata. Attenzione, possiamo utilizzare sia un personal computer piuttosto che un tablet. Lo schermo dello smartphone sappiamo che è sacrificato. Clicchiamo in questo riquadro su Decide Later, quindi decidi dopo, perché decideremo dopo come esportare il nostro lavoro. Ed ecco qui la nostra area di lavoro. Per chi non gradisse la lingua inglese che è predefinita, basta un clic in alto a destra sul pulsante a forma di mondo e poi tra le opzioni proposte scegliamo nel nostro caso italiano, ma qualsiasi alunno destinatario può utilizzare diagrams.net, che poi in realtà è draw.io, draw.io, da lì è nato il tutto. Ecco, vedete che cliccando su OK ed effettuando in alto a sinistra sulla freccia ricurva il caricamento della pagina, quello che si chiama refresh, la lingua sarà dunque in italiano e clicchiamo su Decidi dopo. Immaginando di creare rapidamente una mappa, uno schema, ad esempio sul mito, oppure ancora su Epica e quindi sull'Iliade, vediamo com'è semplice davvero aggiungere i nodi. Perché io in realtà a questo punto clicco a sinistra e vi mostro che abbiamo diverse freccine che espandono e comprimono dei menu. Quindi io clicco sul mio rettangolo, il nodo si posiziona al centro della mia area, ok? Con un doppio clic interno al rettangolo, con grande facilità, io posso andare a digitare Iliade. Ancora, se voglio in questo caso modificare Iliade in breve tempo, purché la parola sia selezionata, a destra dove ho carattere e stile, clicco sulla tendina e vado ad espandere il menu. Richiamo titolo 2 e in un unico passaggio ho, per esempio, aumentato il corpo del carattere ed applicato il bold, dunque il grassetto. A questo punto ancora, se il colore nero non lo ritengo idoneo, clicco e vado poi a cliccare sulla tavolozza sul colore rosso, confermando con un clic su Applica. È semplicissimo aggiungere ulteriori nodi, che siano figli o fratelli, linguaggio tipico delle mappe. Perché non appena io mi posiziono, guardate, scorrimento proprio sul mio nodo, vedo comparire la freccina e se clicco sulla freccina così com'è avrò un connettore. Se invece scelgo una forma, nel mio caso una forma ellittica, guardate, forma ellittica più connettore naturalmente, quindi ho già la forma collegata a Iliade e qua vado a determinare, non so, i personaggi, ad esempio due volte clic e qui vado a digitare Achille. Poi mi sposto con un clic al di fuori, torno, guardate, a scorrimento, guardate com'è semplice, clicco, riprendo una forma ellittica, due volte clic, Agamennone, e poi Menelao e via discorrendo. Naturalmente ogni volta che io vado a cliccare, posso a destra scegliere che cosa, ma veramente con un clic, ve lo mostro, il colore di riempimento del nodo. Ok, quindi se clicco, vedo solo le opzioni di ciò che occorre. Altra gran comodità. Naturalmente, oltre a richiamare in maniera rapida sulla sinistra i nostri elementi, cliccando sul più in alto, guardate quante opportunità ho. Posso specificare la forma, se voglio un testo, se voglio un collegamento, dunque un link. Se voglio una immagine, clic su immagine, clic poi su apri. Dal mio dispositivo, in questo caso nella mia cartellina dei download, vado a richiamare il disegno di Achille, la raffigurazione, clicco su Apri, ecco la mia forma con le sue maniglie di ridimensionamento, per cui sempre dagli angoli, mi raccomando, vado a ridurre la mia immagine. Se mi muovo piano, io vedo proprio spostandomi piano che ho un righello che mi permette ad esempio di allineare, in questo caso con il mouse, il disegno sul personaggio. Cosa dite? Lo posizioniamo, ma sì, sopra e andiamo però a ridurre ancora un pochettino il nostro personaggio. Eccolo qua. Per cui mi posiziono. Attenti bene, a questo punto io che cosa faccio?
clicco sulla freccia e che cosa ho ottenuto? Connettore che immediatamente dal disegno mi collega poi al personaggio. Chiaramente in questo caso sono stato io ad essere andato in alto nell'area di lavoro e quindi anche la freccia al connettore si è adeguato allo spazio a disposizione. Quando abbiamo terminato, un po' come faremmo in un qualsiasi programma, beh, intanto magari in alto dove abbiamo diagramma senza titolo inseriamo il titolo. Mappa Iliade. Ma questo è più per noi, per salvare il progetto. Clic su rinomina. Attenzione, per esportare il nostro lavoro, andiamo a fare un clic su file, andiamo a cliccare esporta come ed abbiamo comodamente i formati che vi consiglio, PDF o, nel caso di una immagine, PNG, non JPEG, perché il PNG ci garantisce maggiore qualità. Io clicco su esporta come PDF, naturalmente clicco su esporta. Guardate, se ho l'accuratezza di nominare il progetto prima, mappa Iliade, me lo ritrovo anche qui. Il Draw.io ve lo spiego nei primi minuti del videocorso, no? È il nome della risorsa genitore di app.diagrams.net. Si può togliere. Voglio salvare sul mio dispositivo, clicco dispositivo, ma avrei potuto anche andare su scarica, come avete visto. Mantengo o scelgo la cartellina di riferimento, poi assegno il nome, clicco su salva e, che sia un personal computer, che sia un tablet, che sia uno smartphone, la mia mappa immediatamente e in maniera molto leggera, perché vedete, sembra scarna l'interfaccia, cioè la visualizzazione di app.diagrams.net, ma è chiara e ci permette di lavorare veramente in qualsiasi ordine e grado di scuola, generando un efficacissimo schema o mappa. Il tasto condividi in alto a destra vale solo se stiamo, per esempio, esportando il nostro lavoro su una risorsa cloud, una nuvoletta come Google Drive oppure OneDrive. Dunque, aggiungo questo videocorso alla playlist, alla rubrica presente qui sul mio canale YouTube dedicata proprio a mappe e schemi. Per il resto lascio a voi la prova pratica su strada e l'utilizzo e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ancora un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Buon lavoro!